Mare aperto nel tratto di costa fra Furore e il Capo di Conca. Uno specchio d'acqua placido dove però è avvenuto l'orrore. Sono le 18:30 di giovedì. Un veliero da 40 metri sfila sull'acqua con a bordo 80 turisti in festa, americani e tedeschi. Ballano la musica dei Backstreet Boys e si preparano al matrimonio di uno di loro. Sono allegri, festosi. Da sinistra si scorge un motoscafo di 6 metri, porta a bordo una famiglia americana che lo ha affittato e il suo skipper. È una gita tranquilla, ma c'è qualcosa di strano. Non si sa ancora con esattezza a che velocità viaggiasse il motoscafo, pare però, secondo una prima stima, che fossero circa 20 nodi, cioè 40 km orari, quindi una velocità piuttosto sostenuta. Lo schianto è fortissimo, il gozzo finisce addosso alla prua del veliero. Pare che Adrian fosse stesa proprio qui, sul prendisole di prua, e quindi fosse molto esposta al momento dell'impatto. Davanti ai figli piccoli, questa mamma di 45 anni viene scaraventata in mare con una violenza inaudita. Finisce vicina alle eliche dello scafo, che sono ancora in funzione. Inizia una corsa forsennata verso la banchina dove ad aspettare Adrian c'erano l'elisoccorso e due ambulanze. Adrian però non ce la fa, ha lesioni troppo profonde, muore prima di arrivare in ospedale. I figli, miracolosamente illesi, hanno assistito a tutto. Anche il marito Mike, che cammina scioccato verso l'ambulanza. Nulla sarà più come prima. La vacanza da sogno, la vita da sogno, sono diventati un incubo, a occhi aperti.